La pandemia ha cambiato un po' le nostre abitudini, quello che sembrava superfluo adesso è diventato indispensabile, come ad esempio sanificare la vettura. Quando voi la portate in concessionaria per un'assistenza, oppure quando la ritirate nuova, o come nel nostro caso quando ritiriamo una vettura del parco stampa per effettuare i nostri test drive. Oggi grazie a Kia abbiamo a disposizione la nuova Kia Niro totalmente elettrica che abbiamo già provato sulle pagine di Showcar, anzi vi rimando a vedere il test drive di Veronica. Ma le novità più salienti che troviamo all'interno di questa vettura sono ovviamente l'aggiornamento estetico per quanto riguarda il paraurti, che è stato totalmente ridisegnato con questi elementi azzurri, ma in linea di massima rimane tutto invariato, anche il tappo per ricaricare la corrente nelle colonnine. Un'altra novità importante che troviamo all'interno della nuova Kia Niro è il sistema di connettività. Il cruscotto è stato totalmente ridisegnato, ma viene introdotto finalmente anche l'Uvo Connect. Uvo Connect cos'è? È un sistema di connettività che vi tiene sempre connessi con una rete wifi, ma soprattutto vi dà la possibilità di accedere a numerose app. Anche in questo caso abbiamo fatto sulle pagine di Showcar uno speciale con Simone e vi invito a rivedere questa prova. Iniziamo a conoscere quali sono appunto i procedimenti di sanificazione realizzato da un tecnico specializzato. In questo caso siamo in una location particolare perché stiamo effettuando un test drive, ma nelle officine vengono utilizzate delle bombolette di ozono. Nel nostro specifico caso invece viene utilizzata un'apparecchiatura elettrica. Scopriamo come fanno. Iniziamo a conoscere qual è il procedimento per rendere la macchina assolutamente sicura dopo che è stata ferma, come in questo caso durante il nostro test drive, oppure quando l'ha lasciata in officina. Il tecnico inserisce un apparecchio che emana ozono, chiude la portiera della vettura, l'ozono si espande all'interno della vettura in base ai metri cubi appunto della grandezza, dopodiché vengono aperti i finestrini e si crea una miscela assolutamente perfetta dove l'ossigeno e l'ozono lavorano insieme per uccidere tutti quelli che sono i batteri e rendere la vettura assolutamente sanificata e pronta all'uso. Terminata la fase in cui l'ozono è stato diramato all'interno dell'abitacolo, come vedete il tecnico sta mettendo delle coperture sui sedili, dopodiché provvederà anche a coprire il volante, aprirà tutti i finestrini della vettura e questo mix, come vi dicevo, renderà la vettura assolutamente sicura. È lo stesso identico procedimento che viene fatto nelle officine, solo che invece di utilizzare un'apparecchiatura portatile elettrica viene inserita la bomboletta nel portabicchiere e viene lasciata agire tranquillamente. Bene, la nostra vettura dopo qualche minuto è stata totalmente sanificata, possiamo salire in piena sicurezza. Pensate che anche la chiave è stata inserita in una busta e trattata con raggi UV. Non resta altro che adesso togliere le coperture al volante e al sedile, abbiamo anche dei copri tappetini, e continuare il nostro test drive. Se volete entrare nel dettaglio e capire meglio come vengono fatte le procedure di sanificazione anche nelle concessionarie, vi invito ad andare sul nostro sito www.showcar.news, ma se volete ci potete seguire anche attraverso i nostri profili social Instagram, Facebook e adesso TikTok. Tra l'altro c'è la possibilità anche di farci delle domande direttamente attraverso il nostro numero di SMS o WhatsApp. E con questo è tutto, alla prossima.